Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con il giorno del ricordo per appunto non dimenticare la tragedia delle vittime delle foibe. Sono state celebrate in giornata con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i Presidenti della Camera Roberto Fico e del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ha detto il Presidente Mattarella, le sofferenze, i lutti, lo sradicamento, l'esodo cui furono costrette decine di migliaia di famiglie nelle aree del confine orientale dell'Istria, di Fiume, delle coste dalmate sono iscritti con un segno indelebile. Il Capo dello Stato ha detto che i crimini contro l'umanità che si sono scatenati in quel conflitto non si esaurirono con la liberazione dal nazifascismo, ma proseguirono nella persecuzione e nelle violenze perpetrate da un altro regime autoritario come quello comunista. L'orrore delle foibe colpisce le nostre coscienze. È stato osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime anche nel Parlamento europeo. Lo ha annunciato il presidente dell'Eurocamera, David Sassoli, aprendo quella che è stata la sessione odierna. Ha detto: in occasione del giorno del ricordo vorrei ricordare la memoria degli italiani, di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre, degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Ha aggiunto: quello che è successo, per molti anni ignorato o addirittura negato, ci impone l'obbligo di tener viva la memoria. Chi come noi difende i valori di pace, giustizia e libertà ha il dovere di rendere onore alle vittime di questa tragedia. La costruzione dell'Europa non è solo una straordinaria risposta a quelle che furono queste persecuzioni, ma anche uno dei motori fondamentali del processo di integrazione tra paesi democratici. Nel giorno del ricordo, appunto nella celebrazione in memoria delle vittime delle foibe, è stata ricordata con una cerimonia a Capodimonte il campo di accoglienza allestito nel bosco per far alloggiare i profughi. I dettagli nel servizio. Febbraio, giorno del ricordo, giorno stabilito per legge, un momento in cui in Italia si ricordano le vittime delle foibe e gli esuli che lasciarono le proprie case, 250.000-300.000 persone che lasciarono le proprie case per mutate condizioni storico-politiche, per l'impossibilità di vivere nei territori che erano diventati ostili. Una parte, migliaia di questi profughi giunsero anche a Napoli, che le accolse con le difficoltà del periodo tra il 47 e il 54, con tutte le difficoltà di una città devastata nel secondo dopoguerra, ma trovarono qui in qualche modo accoglienza e avviarono una nuova fase della loro vita, di integrazione in un territorio come quello napoletano. Stamattina ci sarà la deposizione di una corona proprio nel luogo dove è stata apposta una targa in ricordo di un campo che accoglieva i profughi che arrivavano da Dalmazia e dall'Istria. Oggi è la giornata dei ricordi, anche la giornata però per ricordare l'importanza dell'accoglienza, l'importanza delle difficoltà, delle fragilità di tanti che vengono perseguitati, che vengono molte volte uccisi e come è accaduto tanti anni fa con l'orrore dell'eccidio delle foibe. Oggi noi dobbiamo impegnarci affinché queste storie, affinché quello che è accaduto non accada più e l'informazione, la formazione all'interno delle scuole, all'interno degli istituti, all'interno dei luoghi della cultura, all'interno dei luoghi della società civile venga sempre più diffusa, perché la consapevolezza di quello che è accaduto è il miglior impegno affinché ciò non avvenga più. Nuovo aggiornamento Covid con i dati diramati dalla Protezione Civile Nazionale. Sono 12.956 nuovi positivi a fronte di un numero record di test elaborati, ben 310.994 per un tasso di incidenza che è in leggera risalita nelle ultime 24 ore, arrivando al 4,2%. I guariti sono stati 16.467, i deceduti 336. In calo le terapie intensive che scendono di 15 unità nel saldo e i ricoveri ordinari con meno 232 persone appunto ricoverate.
In Campania invece aumentano i contagi Covid secondo il bollettino diramato come di consueto dall'unità di crisi regionale. I positivi giornalieri sono stati 1635, di cui 85 persone sintomatiche. I tamponi sono stati 20.912, i deceduti 26, di cui 14 nelle ultime 48 ore e 12 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. I guariti invece 1.191. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva a disposizione della regione ne sono occupati 103, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria 3.160 i posti a disposizione tra offerta pubblica e privata per la regione ne sono occupati 1.486. Ora la campagna vaccinale, perché in Italia è stato deciso di dar priorità a quelli che sono i soggetti estremamente vulnerabili con particolari patologie indipendentemente dall'età, in base appunto a quello che è l'aggiornamento del piano vaccini Covid. Sono stati inclusi pazienti con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, condizioni neurologiche e disabilità, diabete ed endocrinopatie severe, oltre a fibrosi cistica, patologie renali, malattie autoimmuni, malattie epatiche e cerebrovascolari, patologia oncologica, sindrome di Down, trapianto di organo solido e grave obesità. In seguito ci saranno le persone tra i 75 e i 79 anni, poi 70-74, persone con particolari rischi clinici dai 16 ai 69 anni, poi persone senza problematiche dai 55 ai 69 e infine persone tra i 18 e i 54 senza aumentato rischio clinico. Alle prime 5 categorie andranno i vaccini a mRNA, alla sesta quello di AstraZeneca. Questo piano ha una valenza nazionale, dunque ogni atto delle singole regioni per intervenire sulla materia può essere valutato dal Ministro della Salute in ragione di quella che è la necessità di azioni coordinate ed omogenee su tutto il territorio nazionale. Lo ha riferito il capo di gabinetto del Ministero della Salute in una lettera che è stata inviata al Comitato Tecnico Scientifico in merito al piano della Lombardia, sottolineando quella che è la necessità di un raccordo tra le iniziative regionali con quelle che sono invece le prescrizioni di natura nazionale. Da parte del Ministero ci sarà comunque un esame rapido e costruttivo del piano, purché naturalmente in linea con quelle che sono le indicazioni dettate appunto dal piano nazionale. Per quanto concerne invece quelle che sono le varianti, gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità hanno scritto che finora le varianti più preoccupanti non sembrano causare sintomi più gravi in nessuna fascia d'età. Si è tenuta nella giornata di ieri una riunione in Regione Campania per fare il punto proprio anche qui sulla campagna di vaccinazione. Dal prossimo sabato verranno convocati gli anziani di Napoli, Capri e Anacapri nell'ordine in cui si sono prenotati attraverso il sistema della piattaforma regionale, cui verranno somministrate circa 1.600 dosi di vaccino Moderna a disposizione dell'ASL, 1.000 a Napoli e 600 sull'isola. Si proseguirà poi con Moderna e Pfizer, che mette in moto anche la somministrazione poi delle dosi di AstraZeneca, che possono essere inoculate a persone tra i 18 e i 55 anni. Verrà poi chiusa nei prossimi 2 giorni la somministrazione dei vaccini al personale sanitario, concludendo i richiami per circa 6.000 appartenenti al settore, anche grazie ad un prestito di vassoi di vaccini da parte delle altre province che hanno concluso già la vaccinazione agli operatori in quanto erano in numero inferiore. Dunque entro venerdì l'ASL Napoli 1 chiuderà la pratica per 25.000 operatori sanitari. Al momento la somministrazione alla popolazione di Napoli si svolgerà alla mostra d'oltremare in attesa di un'apertura di altri hub come come Fagianeria a Capodimonte e la stazione marittima. Fino al 31 marzo nel convento di San Domenico Maggiore ci sarà la mostra Sisma 80 dedicata al quarantennale del terremoto dello scorso 23 novembre del 1980. Oltre 100 immagini storiche
di più di 20 fotografi che ritraggono luoghi e vissuti della catastrofe con degli esemplari anche particolarmente rari. Sul punto sentiamo le voci dei protagonisti. È un anno di lavoro. E ho pensato, molto banalmente, il quarantennale del terremoto del 1980, bisognava tirare fuori dagli archivi storici napoletani almeno 100 foto. Abbiamo due esemplari rari, da Alessandro e Iodice. È la prima volta che praticamente stanno insieme. È un omaggio chiaramente ai nostri maestri, ma la cosa interessante che a me è piaciuto è andare a scavare negli archivi di Foto Sud, Presso Foto, Carbone, Mario Riccio, che non sono più tra di noi, e quindi un grandissimo saluto a loro. Questa mostra è stato un laboratorio di ricerca che è durato un anno, e questa cosa ci ha dato la possibilità, ha dato soprattutto a Luciano la possibilità di scoprire quanto materiale fotografico, quanti archivi, quanti fondi esistono in città, e quindi su questo bisogna assolutamente avere le risorse per poter intervenire. È sicuramente una battaglia da amministratori molto ambiziosa e importante. È una mostra bellissima. E quindi invito tutti a vederla, una mostra che si doveva tenere il 23 novembre del 2020 in occasione dei 40 anni dal terremoto dell'80, poi purtroppo la pandemia in quei giorni non ce l'ha consentito. Voglio fare i complimenti a Luciano Ferrara, ma a tutti i fotografi qui rappresentati, alcuni purtroppo non più in vita, ma è una mostra bellissima, sono dei capolavori di una storia purtroppo indelebile della nostra città. Napoli è un'altra Napoli dopo il terremoto dell'80, ancora oggi se ne vedono i segni indelebili. Per me è stato veramente straordinario questa impresa, devo ringraziare il mio team che ha lavorato in un modo egregio, e abbiamo per ultimo fatto quella grandissima esposizione sul campo, che ci sono i dati di tutti i comuni del terremoto, compresa Napoli. Secondo me bisogna fare uno sforzo per renderla stabile, cioè io credo che queste fotografie debbano trovare un luogo permanente, perché il terremoto a Napoli, in Irpinia, in Lucania, ha segnato la storia di questa città da ogni punto di vista, e quindi la memoria va mantenuta viva e la storia va raccontata a chi non c'è. Ristoranti e bar aperti fino alle ore 22, questa è la richiesta delle associazioni di categoria durante un incontro a Napoli tra la FIPE e Confcommercio. Il presidente Massimo Di Porzio, oltre al consigliere Aldo Maccaroni e l'assessore alle attività produttive della regione Antonio Marchiello. La richiesta della FIPE riguarda proprio l'apertura al pubblico serale di tutti gli esercizi, ristorante e bar, che venga estesa fino alle ore 22 per sopperire a quella che è stata la chiusura nel periodo natalizio, oltre naturalmente alla riduzione sulla tassa dei rifiuti urbani per gli anni 2020 e 2021 e l'allungamento delle annualità per la restituzione dei prestiti già sottoscritti dalle imprese. Grande attenzione, ha detto Di Porzio, alla possibilità di distinguere tra attività di ristorazione con somministrazione ai tavoli e attività che invece fanno sostanzialmente attività serale di intrattenimento, dando la possibilità alle prime di poter riaprire per cena al più presto e ristorare le seconde, nonché la possibilità di avere delle priorità per le categorie dei pubblici esercizi nella campagna vaccinale e soprattutto la necessità di consentire l'accesso nei pubblici esercizi a coloro che hanno già ricevuto la dose di vaccino. C'è una relazione causale o anche di concausa tra la presenza dei siti di rifiuti incontrollati sui territori delle province di Napoli e Caserta, ricompresi nella cosiddetta terra dei fuochi, e l'insorgenza di alcune patologie come il tumore alla mammella, l'asma, varie forme di leucemie, malformazioni congenite. Il dato, che era tanto atteso da cittadini e comitati, che finora era un'ipotesi degli scienziati, è stato confermato dal rapporto conclusivo dei lavori dell'accordo che la Procura di Napoli Nord con l'ufficio giudiziario che ha sede ad Aversa nel Casertano stipulò nel giugno del 2016 con l'Istituto Superiore di Sanità. Il rapporto, frutto proprio di quell'accordo, è stato illustrato in data odierna durante un incontro che si è svolto alla presenza del procuratore
di Napoli Nord Francesco Greco, il procuratore generale di Napoli Luigi Riello e il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro. Per Greco le bonifiche, che non sono in realtà mai partite sul serio, vanno fatte immediatamente, perché dopo il Covid questa è l'emergenza più importante per Napoli e Caserta. Proprio a Caserta l'ASL locale ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico in terra di lavoro. Come vedete dalla grafica, nel bollettino del 10 febbraio si certificano 170 nuovi positivi con 117 guariti e 8 deceduti. I test processati sono stati 2071 per un tasso di incidenza dell'8,2%. Caserta è in vetta come città con il maggior numero di casi attivi con 226 contagiati, seguita da Maddaloni con 219 e da San Felice a Cancello con 171. Restiamo proprio nel casertano perché per contenere il rischio epidemiologico in un periodo particolarmente delicato come quello di Carnevale, il sindaco di Mondragone Virgilio Pacifico ha pubblicato l'ordinanza numero 3, che contiene varie disposizioni, tra cui innanzitutto vietata l'uscita senza la presenza di un familiare ai minori di 18 anni durante tutto l'arco della giornata dal 16 al 18 febbraio. È vietata la vendita di bombolette spray, è vietata la vendita anche da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dalle 16 alle 5, dall'11 al 16 febbraio, è vietato stazionare davanti le attività commerciali e la somministrazione di bevande ed alimenti dall'11 al 16 febbraio e infine è previsto il divieto di occupazione di suolo pubblico per somministrazione di bevande e alimenti sempre dall'11 al 16 febbraio, ma solo nella zona mare o in quella ricompresa nell'attuale ZTL. Chiudiamo con il calcio. A seguito della sconfitta della Casertana per 5-1 in Umbria contro la Ternana, il calciatore rossoblu Salvatore Santoro ha analizzato quella che è stata la sconfitta dei falchetti in conferenza stampa. Lo ascoltiamo. Abbiamo iniziato la partita anche nel modo giusto. Forse meritavamo qualcosa in più nei primi minuti, però si sa, abbiamo affrontato una squadra molto molto forte, la più forte del campionato, perché i numeri dicono questo. E basta un episodio e cambia tutto, perché loro sono bravi in questo. Sì, sicuramente, soprattutto dopo il 2-1 abbiamo ritrovato il gol e siamo entrati in campo convinti di aggredirli, di provare almeno a portare a casa il risultato, però ti ripeto, loro sono bravi, hanno sfruttato al meglio le loro occasioni e ci hanno puniti. Per me, per la squadra, soprattutto dico che potevamo fare nel secondo tempo di più, dovevamo continuare sulla striscia del primo tempo e non allungarci e lasciare spazi, perché se concedi spazi a loro è dura. Magari una partita un po' più attenta poteva fruttarci qualcosa in più. Sì, infatti eravamo quadrati, stavamo in campo, stavamo bene, li aggredivamo alti, e abbiamo creato tanto, è mancato solo il gol. Poi dopo ci siamo allungati un po' ed è andata come è andata, però abbiamo fatto una mezz'ora alla grande. Abbiamo preso il 3-1 pronti via al secondo tempo, dopo nemmeno 3-4 minuti credo, e lì mentalmente quello ci ha ammazzato. Però ciò non toglie che dobbiamo continuare a giocare anche sul 3-1, perché era appena iniziato il secondo tempo, invece abbiamo staccato un po' la spina e dopo ci siamo allungati, ci siamo arresi e non va bene. Dobbiamo migliorare e crescere su questo. No, soprattutto da queste sconfitte si migliora e si cresce. Poi ti ripeto, abbiamo affrontato una squadra forte, fortissima. Hai detto tu, è la squadra imbattuta, la più forte d'Europa, la prima battuta d'Europa. Quindi ci sta, però ti ripeto, da questi ostacoli e da queste difficoltà si cresce e noi dobbiamo puntare a questo, a crescere da queste difficoltà, da queste sconfitte. Assolutamente, è quello a cui puntiamo tutti, perché se miglioriamo questo possiamo andare ancora più in alto. Certo, ci sta, siamo una squadra giovane, abbiamo fatto un passo falso, tra virgolette, perché abbiamo affrontato la Ternana, però questo ci permette di crescere, ci aiuta a crescere, perché se riusciamo a tenere questa mentalità per tutta la durata della partita possiamo crescere. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro Prima TG. Io vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci, grazie.